Eccoci qui, cari amici di Radio.0, per una parte con voi per la nostra consueta rubrica Colpi di Coda. Allora, quest'oggi parleremo di una collaborazione, una partnership, insomma, che per noi è motivo di orgoglio. Sicuramente tantissimi di voi avranno guardato l'Arca di Noè, quindi la rubrica del TG5 in onda ogni domenica, se non erro, ormai da qualche anno, anzi direi forse una delle prime rubriche dedicate ai nostri amici animali. Ecco, quest'oggi noi parleremo con il direttore responsabile del magazine legato appunto all'Arca di Noè, quindi proprio l'Arca di Noè Magazine, perché c'è una rivista. Quindi io do subito il benvenuto a lui, quindi Andrea Nazzi, benvenuto. Buongiorno Serena. Buongiorno, saluto a tutti. Grazie innanzitutto di essere con noi Andrea e di dedicarci il tuo tempo, perché so che sei una persona impegnatissima. Parliamo quindi di questa rivista, motivo di orgoglio, come dicevo, per noi questa collaborazione. Insomma, ricordiamo, perché cosa importante da dire, Edizioni Raffi. Ok, questa rivista nasce ormai da un anno all'incirca, giusto? Esatto, proprio siamo per compiere un anno in edicola. Una edicola, è una rivista mensile e, che dire, voi ci gentilmente ci dedicate ogni tanto degli articoli, appunto, quindi dedicati sia a Radio.0, noi ricordiamo sempre siamo la prima radio, web radio pet friendly, e anche dedicati alla TRT, quindi la Jet Russell Terrier Italia. Ecco, cosa ci puoi dire su questa collaborazione? Cioè, nel senso, c'è qualcosa di cui vuoi parlare? Non so. Guarda, innanzitutto appunto vi ringrazio per ospitarci in questa chiacchierata e siamo molto contenti di collaborare e di fare delle cose insieme. Chiaramente il contatto è nato attraverso la nostra presentatrice Maria Luisa Cocozza, che è anche la direttrice editoriale della rivista, che ci ha parlato di JRT e di Radio.0, per cui noi siamo molto contenti di aver dato spazio nelle pubblicazioni dell'ultimo anno a iniziative come Maremmati Jack oppure Adventure Jack o Wild Jack, e daremo un ampio spazio sul numero di novembre e alle finali che si appunto svolgeranno a Verona, valide per l'International Agility Russell Terrier 2019, per cui seguite, ci saranno tante immagini, tante foto e dei contenuti specifici proprio per questo evento speciale. Dopodiché anche poi in futuro faremo sicuramente delle altre collaborazioni. Perfetto Andrea, altra domanda che volevo farti: per chi non conoscesse la rivista, no? Dovremmo un attimino raccontare com'è strutturata, cosa troviamo al suo interno, se ci sono delle rubriche particolari, delle rubriche fisse magari, ecco, ce la racconti un attimo? Sì, allora diciamo che la rivista tratta appunto della trasmissione televisiva omonima, l'Arca di Noè, per cui tratta di tutti gli animali. Ovviamente nelle nostre case italiane sono presenti soprattutto cani e gatti, ma non dobbiamo dimenticare i pesci, i conigli e altri tantissimi altri animali. Parliamo non solo di animali da compagnia presenti nelle nostre case, ma anche di natura, per cui diciamo che ci sono rubriche dedicate per esempio ai parchi, alle riserve naturali, oppure una rubrica fissa in collaborazione col WWF che parla di quelle specie in pericolo di estinzione, come per esempio il gorilla di montagna, tartarughe, tigri, quindi insomma natura e ambiente, anche natura oltre ambiente. Al mondo animale, che poi in effetti è un po' un tutt'uno, perché viaggiano chiaramente di pari passo, no? Assolutamente, assolutamente. E questo è importante, sensibilizzare poi diciamo il pubblico fin da più giovani. Infatti diciamo che il pubblico della trasmissione è composto soprattutto da famiglie con bambini, e anche l'orario in cui è trasmessa la trasmissione dopo il TG della domenica dell'una raccoglie ormai da 5 anni, da quando l'ha voluta il direttore del TG5 Mimun, raccoglie mediamente 2,5 milioni di spettatori da trasmissione. Insomma, un bel numero, sì, in effetti. Esatto. È proprio l'ora di pranzo, quindi insomma tutta la famiglia in teoria è riunita a tavola e insieme insomma guarda l'Arca di Noè. Esatto, per cui si cerca di parlare in modo serio, quindi un argomento importante, perché poi la natura e il rispetto dell'ambiente è una cosa che ci riguarda adesso, ma soprattutto riguarda il futuro dei nostri figli, per cui si cerca di parlarne in modo serio, ma anche diciamo simpatico, per cui si trattano appunto argomenti non solo
diciamo tecnici, ma anche divertenti, per cui per esempio ci sono, c'è la rubrica sia in televisione che sulla rivista Seduca Cani, che è curata da Massimo Perla e che racconta temi relativi all'educazione, al comportamento degli animali, ma anche gli sport che si possono fare così, come la agility, l'obedience, il canicross, la dog dance o cose più particolari che arrivano da, magari dall'estero, come il bike joining o lo scooter joining, cioè che è questa, diciamo, farsi andare a correre con la colpa più cane, su un monopattino speciale, insomma è un modo per tenersi allenati. Sia noi che i nostri amici apostolizzati. Sì, dall'America poi le attività stanno aumentando, ne arrivano di ogni ormai, no? Siamo partiti con la dog dance un po' di anni fa, ormai sdoganata ampiamente in Italia, e tantissime altre discipline. Come dire, educhiamo anche i bambini per educare i genitori, no? Perché poi spesso sono i bambini che fanno un po' da traino, no? Da ganso traino, e portano magari il genitore anche a soffermarsi su tematiche come la gestione del cane, cose che insomma magari per questioni di tempo o tanti altri motivi le persone lasciano un po' in secondo piano, e invece spesso sono proprio i bambini che riportano il genitore al contatto con la natura, anche con l'ambiente, piuttosto che al mondo animale, che per i bambini è un'attrazione e motivo di curiosità da sempre, no? Quale bambino non ama gli animali, non ama avvicinarsi agli animali, appunto, da quelli domestici a quelli invece selvatici, voglio dire. Quindi è azzeccatissimo anche il discorso della messa in onda di questa rubrica, e di conseguenza la nascita poi di questa rivista, che sicuramente non interesserà solo gli adulti, ma di conseguenza anche i bimbi, i componenti della famiglia. Assolutamente così, per cui diciamo che noi parliamo sulla rivista di tutti, e cerchiamo di approfondire magari i servizi affrontati in televisione, dando magari delle infografiche o dei supplementi per approfondire quello di cui si è parlato in televisione. Perfetto. Altre rubriche che sono presenti sia in televisione che sulla rivista sono per esempio il Campiello, che è una selezione dei libri a tema pet, per cui sono romanzi, libri tecnici o anche libri per bambini. Diciamo che c'è la rubrica dell'esploratore, oppure diciamo che abbiamo delle rubriche dedicate anche agli animali esotici, con i roditori e rettili. Interessante anche quello. Sì, sui cavalli, che sono molto amati e diffusi in Italia, si chiama Cavalliamoci. Abbiamo diciamo una rubrica di idee creative ad oggetto o oggetti per i nostri pet, oppure a tema nostri pet, per esempio sono tecniche particolari di uncinetto per ricreare dei copazzetti in forma di animali, ma non dimentichiamoci nemmeno diciamo l'appoggio che diamo a associazioni e raduni di persone accomunate dall'interesse e dalla voglia di aiutare attraverso appunto o manifestazioni, raccolta fondi o iniziative particolari tutti gli animali, per cui cani, gatti, conigli, cavalli, tutti gli animali in difficoltà. Ma la rivista, scusami se ti interrompo Andrea, perché so che purtroppo abbiamo dei tempi un po' stretti, però la rubrica è un insieme di cose da scoprire, e a questo proposito io vorrei che magari tu come dire lanciassi un po' un sasso, no? Incuriosissi un po' i nostri ascoltatori dicendoci qualche anticipazione su quello che sarà il numero in uscita proprio a fine settembre, quindi il numero di ottobre in edicola, se c'è qualcosa di interessante, qualcosa di nuovo. Ed oltre a questo so anche, e quindi poi ti lascerò lo spazio per intero, che sarete anche presenti a degli eventi, quindi non solo rivista in edicola, ma adesso anche l'Arca di Noè Magazine, che si sposta sul territorio ed è presente ad alcune manifestazioni, ma lo lascio raccontare a te, quindi se ci anticipi qualcosa del prossimo numero e poi dove vi troveremo prossimamente. Allora, guarda, brevemente ti racconto proprio quello che stiamo per mandare in stampa, proprio fresco fresco. Ci sarà la conclusione, la seconda puntata del viaggio in Oriente con il nostro falconiere Giovanni Canati, poi voleremo idealmente nella Costa Rica tra le meraviglie della penisola di Osa, che figurati ospita
da sola il 2,5% della biodiversità di tutto il pianeta, quindi lì c'è proprio tante piante, pesci, insetti. Poi voleremo idealmente alle Seychelles per ammirare le tartarughe giganti. In tema tartarughe, invece in Italia stanno tornando alla carta corretta ed è molto importante a questo proposito il servizio dedicato anche ai centri di recupero come quello che c'è nell'isola delle Egadi, dove vengono sensibilizzati anche i pescatori, che uno ovviamente potrebbe non capire, che sono in realtà i primi che possono soccorrere questi animali in difficoltà perché sono sempre sul campo, quindi aiutare questa specie che è la fonte di difficoltà. Per quanto riguarda i cani, parleremo del bulldog francese e del Kai, che è una razza particolare del Giappone, invece per i felini dell'Ossicat, che è un ricordo molto un gatto selvatico. Per quanto riguarda con i cavalli, parleremo della Valignese, che è un cavallo sudtirolese, e poi i serpenti marini per quanto riguarda la vita sott'acqua. Per quanto riguarda invece i cimenti, saremo presenti a tutta coda il 6-7 ottobre a Torino e il 20-21 ottobre al Pets Festival di Piacenza. E poi abbiamo in mente tante cose, per cui seguiteci sulla nostra pagina Facebook L'Arca di Noè, e poi faremo tante cose con JRT e Radio 2.0 assolutamente. Quindi a tutta coda e per festival, i prossimi appuntamenti, presenti appunto anche Arca di Noè Magazine, tantissime novità in arrivo. E che dire, Andrea, io ti ringrazio, ti lascio al tuo lavoro, grazie per essere stato con noi, ci sarà sicuramente occasione di risentirci e di vederci proprio anche in vista di questi prossimi eventi, e buon lavoro a tutta la vostra squadra e sempre viva gli animali ovviamente. Grazie, un saluto a tutti. Ecco, quindi abbiamo parlato appunto con Andrea Nasi, direttore responsabile della rivista Arca di Noè Magazine. Che dire, non dobbiamo più aggiungere nient'altro, mi raccomando, primi di ottobre trovate in edicola il nuovo numero, acquistatelo perché è davvero ricco, ricco, ricchissimo di informazioni sul nostro mondo animale, ma anche sull'ambiente, importantissimo da salvaguardare. Serena Bassi vi saluto, mi raccomando però rimanete qui su Radio.0 per la nostra programmazione musicale. Alla prossima, ciao!